avermi guardata in quel modo mi sono sentita morire. Non sono riuscita più a spiccicare una parola. Guarda, che può essere pure che ha perso la memoria, ma non ho un incidente così grave, può succedere. Stai cercando di consolarmi? Ok, secondo te non è possibile? Lo sai qual è la verità? È che mi sono fatta un film. Un film bellissimo. Senti, Raffaele, io e te dobbiamo parlare. Parliamo? Sì, c'è una cosa che ti devo dire. Una cosa importante. Grazie, qui va benissimo, Gianni. Questo è il mio posto preferito. Ho un appuntamento di lavoro. E la signora Giulia come sta? Molto bene, grazie. Credo che tu non potrai più riavere i grandi ruoli come Giselle o la Bella Addormentata. Purtroppo non potrai più diventare una prima ballerina. Un nuovo giorno è qui, anche per noi. Un mondo più bello si sveglierà. Se questa vita siamo noi, lascia le cose che non vuoi. È così poco il tempo per... Cosa ci fai qui tu? Beh, che cosa ci faccio? È ovvio, la sirena, no? Ma vedi poi io che domande che vado a fare. E quindi tu stai qui da... Sola? E tu aspetti Giulia? No, veramente avevo un appuntamento per un affare di lavoro, ecco. Ecco perché è apparecchiato per due. Ma perché non pranziamo insieme? Approfittiamo, no? Siediti. Volentieri. Grazie, sei molto gentile. Ti devo dire la verità. Non è poi che mi dispiaccia tanto che questa persona non sia venuta. E di cosa si trattava? Grandi affari? Routine. Una partnership con i Cantieri Palladini. Comunque se ne parla la settimana prossima, sempre se io ritengo questa cosa conveniente. Deve essere una grande responsabilità districarsi in questo genere di situazioni. Devi avere veramente una bella testa tu. Cosa vuoi che ti dica? Ormai io vado col pilota automatico. Dottore, mi scusi, ma la cameriera è nuova, non so che cosa le sia preso. Ma come le salta in mente di sedersi al tavolo con un cliente? Ne possiamo parlare in privato? Prego, dottore, le mando subito lo sale. Lei mi segue. Ma non c'è bisogno, Gianni. Ma è impazzita. Guardi che la sirena non è una trattoria. Quello che è capitato oggi non succeda più, chiaro? Guardi che il dottor Poggi è un mio conoscente. La prego, non aggiunga altro. Io non la pago per fare conversazione, né con me né con i clienti. Ed ora vada e si rimetta immediatamente il grembiule. Ma lo sa che lei è un grandissimo maleducato? Ma come si permette di trattarmi in questo modo? Ah, è così. Senta, mi dispiace per suo cugino, ma lei è licenziata. Che dolore. Guardi, non so se riuscirò a reggere al colpo, sa? Posso considerarmi tua ospite? Ma certo, te l'ho detto, Marina, accomodati. Grazie. Allora, c'è la carta dei vini o chiedere troppo? Tu, ma tu stai ancora così? Che ora sei fatta? E allora che ti dai una mossa? Ti lasci stare al caffè? No, non mi va. Senti, tu avviati, io vado a piedi in ospedale. Ma perché, scusa, che stai facendo di così importante? Tanto che è bello sto soffitto. Vuoi parlare un po' con lo zio Guido? Che dici? Non c'ho voglia di fare niente, mi credi? Certo che ti credo. Non fai altro che pensare sempre alla stessa cosa. T'ha ancora palo in testa, eh? Tu, ma perché stai ridendo? Mi spieghi che c'è da ridere? Tutto. Tutto c'è da ridere. Quando lui stava in coma io ci parlavo, me lo sognavo, comunicavamo, sembrava tutto vero e forse lo era. Poi un bel giorno lui si sveglia dal coma, io sono al settimo cielo, arriva quella e è fine della storia. Gio, cioè, tu c'hai ragione a esserci rimasta male, dopo tutto quello che hai fatto per quel ragazzo. Lo sai qual è la verità? È che a me piace inseguire i fantasmi. Mi piace proprio. È questa l'unica spiegazione. No. La verità è che tu devi iniziare a pensare a qualcos'altro. Non esiste solo Paolo. A un certo punto è andata come è andata. Però mo basta.
Devi voltare pagina, Gio. Cosa facciamo col polipo? Lo mettiamo nel freezer? O serve per la zuppa? Che facciamo? Oppure sai che ne congeliamo una parte e l'altra, che dici? Ornella, lasciamo perdere un attimo il polipo. Mi dovevi parlare, mi sembra, no? Certo, però prima mettiamo a posto, lasciamo tutto così com'è, no? Dai, parla, Ornella. Non è che ci hai ripensato e non vuoi più il bambino? Ma no, ma figurati, cosa dici? Dai, ma no, il problema è un altro. Veramente? Sì. Ah, ma mi stava venendo un mezzo infarto. Allora, aspetta un attimo. Sì? Ui, Diego. E come mai a quest'ora? No, è che di solito chiami di sera. Ah. Sì? Ma figurati. Ma non lo... No, nessuna novità. Ma non sappiamo neanche se è maschio o femmina. Tu già stai il nome. Non ti preoccupare. Appena ci sono novità te le faccio sapere in tempo reale. E come sta andando? Raccontami un po'. E aspetta un attimo. Stiamo parlando. Sempre come un telegramma. Vabbè, dove andate a mangiare? Vabbè, andate a fare schifezze. La prossima volta chiamo io, così non abbiamo problemi di soldi, ho capito. Ciao, amore. Ciao. Dico, vuole il fratellino maschio. Beh, e allora, dove eravamo rimasti? Ah, no, ma poi alla fine il problema è sempre il solito. Il mio primario che vuole sapere e vuole avere una risposta per quel progetto di ricerca e la vuole il più presto possibile. Io, guarda, sinceramente non so proprio che cosa rispondere. Questo è il problema. Cornella. Tu devi fare quello che ti senti di fare. Fossero tutti questi qua, amore. Quello che sta bene a te sta bene pure a me. Questo è il problema. Ma che scema. Credo che tu non potrai più riavere i grandi ruoli come Giselle o la Bella Addormentata. Non potrà più diventare la tua ballerina. Purtroppo tu non potrai più riavere i grandi ruoli come Giselle o la Bella. Lo sapevo che ti avrei incontrata qua. Ciao. È vero, non so quante volte l'ha detto. Come mai da queste parti? Per Sandro lo sto portando dal pediatra. Non sta bene? Ha una forte tosse, soprattutto la notte, poverino. E ce la passiamo in bianco. È dura, eh? Eh beh, un po' sì. Comunque si sapeva, tutto nella norma. Ah sì, sì, tutto nella norma. Crescere Sandro e contemporaneamente le imprese Palladini. Una cosa normale. Vabbè, arranco un po', ma spero che col tempo riuscirò a organizzarmi meglio. Per fortuna adesso c'è Teresa che mi aiuta molto. Con Sandro, non con le imprese, specifichiamo. Secondo me te la caveresti benissimo anche come amministratrice. Ah, certo. Vabbè, io vado dal pediatra che ci aspetta. Ciao, Gio. Ciao, mi raggiungi? Sì, sì, subito vengo. È veramente una tipa in gamba. Eh sì, non si arrende mai davanti a niente. Se vuole una cosa, è capace di lottare fino in fondo per averla. E riesce quasi sempre a ottenerlo. Beh, sai cos'è? È questione di carattere. Ma anche di volontà. Perché, come si dice, tesoro, volere e potere. Già, è proprio così. Lo sai che cosa ti dico? Che mi hai dato proprio un gran consiglio. Grazie. Ma che cosa ti ho detto mai? Che volere è potere. Dimmi almeno qualcosa. Ma perché stai così? Lasciami stare, Matteo, tu non c'entri. Ehi, che è successo? Perché stai piangendo? Andiamo a fare una passeggiata lontano d'occhi in discreto. No, no, Angela. Vado a casa. Sono andata a San Carlo a fare il provino. E che hanno detto? Che ho chiuso con la danza. Non potrò mai più essere una prima ballerina. Era il mio sogno. Ero quasi riuscita a realizzarlo. Adesso è finita. È finita veramente. Sei gentilissimo. A saperlo che sarei stata a pranzo con un pezzo grosso di Palazzo Palladini, sarei andata dal parrucchiere. Avresti buttato i tuoi soldi, perché così sei già molto, molto, molto perfetta. Sapessi con che faccia ci sta guardando Alfano. Rosaria, per favore un po' d'acqua. E anche dell'altro vino.
ben fresco. Tu cosa dici, Renato? Va bene anche dell'altro vino. Ecco, e il pane invece è molto caldo, grazie. Cosa vuoi? Il difetto di questi ristoranti italiani è che sono sciatti, privi di qualità. Non ci facciamo sentire, dai. Tutto a posto? Certo. Sì, diciamo che ci possiamo accontentare, sì. Dottore, qualcosa che non va? No, 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 va tutto benissimo, non si preoccupi. Bene, allora buon proseguimento. Grazie, grazie. Vedo che qui vieni spesso. Cosa vuoi? Delle volte gli affari, invece che trattare in ufficio, vengo qui al ristorante, è più piacevole. Ecco, vedi, non si può parlare di affari, che immediatamente scatta il telefonino. Ecco qua, abbiamo chiesto scocciato. Pronto? Papà, mi devi venire a prendere, non ci posso stare più da Mario. Ma non avevamo detto domani in mattinata? No, devi venire adesso, abbiamo litigato. No, guarda, non se ne parla proprio, lasciamo stare. Anzi, guarda, c'ho un avviso di chiamata, adesso devo chiudere. Ma t'ho detto adesso. Va bene, faccio prima possibile, adesso devo riattaccare. Avviso di chiamata, chi è che quest'altro scocciatore? Tutti quanti all'ora di pranzo, guarda. Chi è? Renato, sono a Roma. Oh, mi fa tanto piacere, che... È andato bene il viaggio? Un po' di ritardo come al solito, fa un caldo. Hai parlato con Zanetti? Che fa? Sgancia? No, veramente non ci ho ancora parlato. Comunque adesso sono occupatissimo, va bene? Poi ti richiamo, riattacco, eh? Ciao! Adesso lo spengo proprio, questo telefonino. Ah. A quanto pare sei un uomo molto desiderato, ma questo non mi meraviglia affatto. Grazie. Oh, finalmente. Oh, ciao. Senti, che facciamo? Andiamo al chioschetto a mangiare un panino alla terrazza. Stai con la macchina? Sì, ho trovato questo qua sotto. Andiamo al chioschetto, no, con la macchina si perde troppo tempo a andare a venire. La conosci questa strada? Sì. È lontano da qui? No, è una clinica. Mi ci puoi accompagnare? Ti offro il pranzo. Vabbè, ma che ci devi fare? Ti voglio pure accompagnare, però solo a un patto, che mi dici che cosa ci devi andare a fare. È la clinica dove hanno portato Paolo. Vado a parlargli. È un po' ammaccata, però ha un bel odore. E poi quel ragazzo insisteva così tanto. Grazie, Renato. Ma figurati, è il minimo. Nonostante il successo, sei rimasto il romanticone che rida ragazzo. Grazie. E secondo te... è una cosa bella o una cosa brutta? Essere un romanticone? Ma diciamo che le donne lo apprezzano tanto. Dunque sei da solo a casa oggi? Sì, ma come fai a saperlo? Diciamo tradito da quelle telefonate di lavoro al ristorante. Uno deve essere stato tuo figlio Nico e la seconda telefonata sicuramente deve essere stata di tua moglie. Un uomo a te non potrebbe nascondere nulla, eh? Non ce ne sarebbe bisogno, sai? Anche perché uno come te andrebbe chiuso a chiave. Marina, è stato un pranzo molto, molto simpatico. Mm. Adesso credo sia meglio che io salga. A presto. A presto, René. A Renato? Sì. Ti stavo pensando, visto che il lavoro alla Sirena è finito come è finito, non è che potresti darmi una mano? Ma certo. Diciamo, ha buttato giù una specie di curriculum. Sai tanto che non lo faccio. Quando vuoi, Marina. Facciamo così, uno di questi giorni sali su e lo prepariamo. No, no, ma perché non farlo adesso? Scusa, visto che sei da solo. Meglio approfittarne, no? Io lo so, sai, però che... che è lui il tuo papà, è Raffaele. Oh, io lo so già che gli somigli. Andrà bene, vedrai, andrà tutto bene. Napoli, giusto? Giustissimo. Bene, il? Il 5 settembre. 5 settembre. Anno? Oddio, Renato, che importa l'anno? Su, non è per il segno zodiacale? Si deve mettere. Va bene, allora diciamo 1967, 5-9 del 67. 67.
Hai avuto Elena che eri una bambina? Eh sì, ero proprio una bambina. Ed è per questo che io ed Elena non andiamo poi tanto d'accordo. Diplomata? Lasciai il quarto magistrale perché c'era una professoressa, praticamente era una strega. Allora, licenza media? Diciamo brillante. Oh, a questo punto, Vanina, noi ci dobbiamo inventare qualcosa. In che senso? Nel senso che dobbiamo scrivere che tu hai avuto delle collaborazioni, hai fatto degli stage per mettere in evidenza le tue attitudini. Bene, allora possiamo dire che ho collaborato al ristorante La Sirena, no? Sì, allora diciamo che hai lavorato in America, per cui perfetta conoscenza della lingua inglese. Yes! Perfetto, ecco qua. Quanti anni? Renato, oddio, ma che importa? Quanti anni là, quanti anni qua, insomma... Una persona non si può minimizzare con delle date, ti pare? Marina, ma un curriculum così si fa. Vabbè, vediamo un po'. Wow! Ah, è meraviglioso. Renato Poggi in pantaloncini, complimenti. Davvero un bel fisico. Grazie. È recente? Dell'anno scorso. Beh, che sei un bell'uomo questo lo sapevo già. E poi, insomma, all'epoca eri il più bello del gruppo, a furor di popolo. Non me ne ero accorto. Tutte morivamo per salire sulla tua 500 rossa, sai? A saperlo... Ma tu avevi occhi solo per... Com'è che ti chiamavamo noi? Il pompiere di Vigiulia? sì. Certo, però, che nessuno di voi... me lo faceva capire, ecco, diciamo. Sai come all'epoca ero? Ero una ragazzina. Strano il destino, eh? Ieri ero troppo piccola, oggi sono troppo vecchia. Ma che vecchia, dai, Marina, che tu sei splendida. Sono io che ormai... Ma cosa dici, Renato? Ma se sei ancora un bell'uomo, certo, hai qualche rughetta d'espressione, però... Ti stanno molto bene queste rughe, sai? Dici? Paolo? Se ne va? Sì, vado via. Le auguro buone cose. Mi raccomando, non si strapazzi. Grazie. Arrivederci. Mi scusi? Sì? Saprebbe dirmi dov'è la stanza di Paolo Solari? È sceso in questo preciso momento. Come è sceso? Dove è andato? È andato a casa, l'hanno dimesso. Ma se si sbriga lo può raggiungere, però. Secondo me è meglio se scendiamo per le scale, dai. Giorgio, ciao, sono Ornella. Ascolta, c'è Viola che ha fatto il provino al San Carlo e non è andato bene. La Razzi le ha detto che non riuscirà più a tornare a ballare ai livelli di prima. Adesso lei è disperata, per favore fatti sentire il più presto possibile. Ciao. Oh, Matteo. Buonasera, signora. Viola è in casa, vero? Certo che è in casa, però non mi sembra certo in vena di discussioni. Lo so quello che le è successo, ed è per questo che sono qui. La prego, mi faccia parlare con lei. Ti prego, non insistere, proprio perché sai quello che le è successo, che capirai che questo non è il momento più adatto. Io ho sbagliato, lo so, so di averla ferita. A volte si fanno degli errori senza sapere nemmeno il perché. Lei non sa quanto vorrei tornare indietro. Viola era l'ultima persona a cui avrei voluto fare del male, mi creda. Già, l'ultima persona. Ora però posso aiutarla, forse io più di chiunque altro. La prego, mi lascio andare da lei. Paolo! Paolo! Paolo!
È finita. Mannaggia, per un minuto. Non ti preoccupare, ti piomberà davanti quando un minuto l'aspetti, stai tranquilla. Non ci credo. Non ci credo più. Si vede che è destino. Paolo nella mia vita non ci può proprio stare. E dici? Pronto Paolo, sono Eleonora Palladini. È un po' che non ci sentiamo, spero che ti ricordi di me. Senti, io ho bisogno di parlarti di una cosa molto importante, quindi se per favore mi richiami appena puoi. Il numero è sempre lo stesso. Va bene, aspetto una telefonata allora. Mi raccomando, chiamami. Ciao. Con questo computer, si è fatta notte. Io non ho capito che gli ha preso. Quanti cubetti? Fai tu, Marina. Mannaggia, ma che devo fare? Adesso lo spengo, così perdiamo il tuo curriculum. Ci tenevi tanto. Ma sì, va butta tutto, tanto per quello che serve. Sono solo dei dati. L'hai detto tu, eh? Per me sono le persone che contano. Insomma, quello che uno è. Non quello che c'è scritto su un pezzo di carta. Già, chiaro. Per te. Grazie. Non so se sono d'accordo, però esserne convinti aiuta. Sì, io ne sono più che convinta, sai? Anche perché credo che se una persona ha la magia giusta dentro di sé, non c'è traguardo che non possa raggiungere. E poi la vita è così piena di occasioni belle. Bisogna solo saperle cogliere. Hai perfettamente ragione. Che bello che sei, mamma mia, questi capelli meravigliosi. E poi facciamo vedere un po' qui. Ma queste ciglia nere. Papà, ci sei? Viola, cosa vuoi? Perché sei venuto? Viola, mi dispiace da morire, lo so cosa stai provando. La lettera ancora non l'hai letta, vero? No. Non importa. Ora non sono venuto a parlare di noi. Viola, tu sei guarita, tu puoi tornare a ballare. Peccato che non lo pensi la mia insegnante. Ma la danza è la tua vita. Io lo so quanto tu hai faticato, sono stato noi il tuo fisioterapista. No, Matteo, tu non hai capito. Ormai non dipende più da me, non dipende da nessuno. Io con la danza ho chiuso e basta. Ma magari l'insegnante ha solo voluto metterti alla prova. Lo sai com'è la mente della danza classica? Ti prego, smettila, basta così. Ma dai, ma mal che ti vada, se non riuscirei a diventare prima ballerina, potrei sempre passare alla danza moderna. Cioè, col tuo stile, con la tua classe, sai dove lo lasci uno come me? Lo lasci lontano nella polvere. Viola, io e te abbiamo diviso tante cose, ma quello che ci ha unito di più è stato l'amore per la danza. Era quello il nostro sogno. Ora io non ti chiedo di perdonarmi o di tornare insieme. Ti chiedo solo di non mollare quel sogno. Va bene, come tu vuoi. Però ricorda sempre che io ci sarò. Anche solo come amico. Vabbè che sei stato al ristorante, però so anche che quando sei a pranzo per lavoro la fame te la fai passare. Angela, che stai facendo? Non c'è bisogno. Come non c'è bisogno? Ti ho detto, c'è anch'io, me ne vado a letto adesso, lascia stare, lascia perdere. Sicuro? Sì. Dai, che neanche io ho cenato, ti faccio compagnia io. No, sicuro, guarda, lascia stare, sto benissimo così, proprio. Vabbè, ho capito, facciamo così, te la metto di là davanti alla televisione, così te la... No, raggiri. No, dicevano, ma la televisione è pure rotta, figurati, eh. Tu ti vai a letto. Vabbè, come vuoi. Sì. E allora ci vediamo domani. Sì, sì, Angela, ci vediamo domani, dammi un bacio, vieni qua, buonanotte. Buonanotte. Ciao papà, buonanotte. Papà? Eh?
Devi lavorare un po' meno perché lo sai che ti fa male. Sì, è vero, lavorare mi fa tanto male. Computer. Buonanotte. Buonanotte. Ma che sto facendo? No. No, no. No, non è così. Marina. Sì? Io credo che si stia facendo tardi. Raffaele si sta preoccupando. Di sicuro. E poi stavo riflettendo, vedi, io penso che noi siamo ottimi amici. Perché puoi rovinare tutto così? Renato, ma tu non senti che caldo che fa? No.